Seconda coppia di Pokémon della seconda generazione. Siamo di fronte a un problema che vedremo di nuovo scorrendo i vari Pokémon. Prima però gustiamoci la sigla fatta con i disegni che mi ha fornito il gentilissimo Leonardo, magnifica persona e magnifico disegnatore, che avanza una birra. Ma non perdiamoci d'animo e cominciamo con Spinarak, Pokémon tela di tipo coleottero veleno. Perché un Pokémon che assomiglia dannatamente a un ragno fa parte del tipo coleottero? E perché se è un ragno ha sei zampe? Si sono impegnati molto per farlo credere un insetto. Teniamo per buono che Spinarak sia un ragno, dato che è dotato dei due tagmata tipici di un arachnide, e farà tela per cacciare. Anche se non riesco a vedermi Spinarak che si mangia un altro Pokémon, sinceramente. Tra l'altro, nei giochi non possiamo dar da mangiare Pokémon ad altri Pokémon predatori. E non credo sarà mai possibile. Almeno spero. I problemi con Spinarak in quanto ragno sono diversi. Intanto ha 6 zampe, non le canoniche 8 di ogni arachnide. Inoltre, queste zampe spuntano dal segmento che dovrebbe essere l'opistosoma. E mentre in realtà dovrebbero spuntare dal cefalotorace, quindi dal primo segmento e non dal secondo. Non sembra essere dotato di palpi, se intendiamo le due cornine rosse che ha sul davanti come cheliceri, e visto che è dotato di un morso velenoso, la speculazione potrebbe quagliare. Ha solo due occhi e qui avevano due possibilità addirittura e non le hanno colte, non ne hanno messi né 6 né 8. Però almeno sembrano degli occhi semplici, almeno ad occhio. Infine, per quanto riguarda la morfologia, Spinarak è dotato di un corno sulla fronte, corno che non riusciamo a ritrovare in specie realmente esistenti, se non per certi araneidi che hanno delle escrescenze corniformi che spuntano dal secondo segmento. Continuando a prendere Spinarak come ragno, è innegabile dire che potrebbe somigliare a Pteridion Grallator, un pteridide dotato di uno smile sull'opistosoma, esattamente come Spinarak. L'unico problema è che lo smile di Spinarak può cambiare conformazione a seconda dell'umore del Pokémon, cosa che non riusciamo a trovare nei nostri ragni, però ne parleremo dopo, alla fine del video. Spinarak a livello 22 evolve in Ariados, Pokémon lunga zampa che resta di tipo coleottero veleno. I problemi con questo Pokémon sono praticamente gli stessi della sua pre-evoluzione con qualche cambiamento. Le zampe ambulacrali sono diventate 4 perché il terzo paio si è spostato sul dorso, non si sa per quale motivo. Io personalmente credo sia una citazione del ballo di conquista del genere Maratus, il ragno pavone, dei ragni molto peculiari. Oppure potrebbe essere un passaggio verso l'acquisizione del volo, ma le necessità evolutive in questo mondo contano poco. Queste zampe comunque continuano a spuntare dal tagma sbagliato che a questo punto bisognerebbe chiamare toracoaddome. Una modifica carina riguarda i cheliceri, che acquisiscono una fattezza più cornea che rassomiglia di più i reali cheliceri di un ragno. Sia Spinarak che Ariados sono in grado di sputare seta dalla bocca e in effetti c'è almeno un ragno che è in grado di sputare una sostanza collosa mista a veleno anche nel nostro mondo. E sto parlando di Chitodes thoracica, un piccolo ragno che è presente anche dalle nostre parti. Ma torniamo alla faccia che cambia espressione sia su Spinarak che su Ariados. Nel nostro pianeta sono infatti presenti dei ragni in grado di cambiare la morfologia dei disegni che hanno sul dorso del loro opistosoma, e ne ho già parlato sia sulla pagina Facebook che sul canale Telegram, in cui dovete entrare se non ci siete ancora dentro. Questi sono i cosiddetti ragni specchio,
dei ragni appartenenti ai teridi che sono in grado di cambiare l'ampiezza delle piastre riflettenti di cui sono dotati per scopi difensivi. Quindi la faccia presente sull'opistosoma si potrebbe accettare, le sei zampe no però. Questa era la seconda coppia di Pokémon Coleottero di seconda generazione. La prossima coppia sarà una delle mie preferite. Quindi siate sempre più verdi e ricordate, l'entomologia è là dove non ve l'aspettate. Ciao Cuso!